Lo chasseur aveva ragione. Non avevo altra scelta. Gli assassini altrimenti mi darebbero la caccia. Mentre eri occupato ad abbattere il forte, devi sapere che io sono incappato nel tesoro. Ma non mi... Ottimo. Colonnello ti ringrazia e si congratula, Shay. Sei ritornato a New York. Ma tu sembri turbato. Ti chiedi mai se stai facendo la cosa giusta, Ghist? Se hai scelto il giusto percorso? Un tempo l'ho fatto, mio giovane amico. Ora non più, non dopo aver incontrato il colonnello. E che c'è da chiedersi? I francesi hanno invaso il nostro territorio. È tempo di mandarli via. Certo, hai ragione, Ghist. Dai, torniamo a New York. Sì, capitano. Ah, signor Cormac, ciò che avete scoperto da Le Chasseur è stato confermato. I criminali locali stanno cambiando strategia. Qual è il loro piano? Il loro capo ha chiesto a Benjamin Franklin nuove armi. È molto ben protetto. Benjamin Franklin? Ma chi, lo scienziato? Proprio lui. Esatto. Prepara il necessario per spargere gas sulla gente. Gas tossici, a quanto ne so. Sulla gente? Pensavo che li avrebbero usati sulle autorità. Sarebbe comunque stato terribile. I criminali catturati parlano di una donna minacciosa. Credo che ci sia lei dietro a questo piano. Cercherò di indagare. Grazie. Oop. Spero tanto non sia tu. Thank you.
Shay, ma che bello rivederti! La tua amica Hope diceva che eri via. Sì, lo ero. Sono qui per prendere i risultati dei vostri esperimenti. Oh, beh, che colpo di fortuna. Pensa che ho appena aggiustato il prototipo. Prendilo pure. Stavo per partire per Filadelfia e da lì per l'Europa. Mi hanno chiesto di insegnare a Londra. Oh, saresti così gentile da riferirlo alla signorina Hope? Ma certo. Oddio, Hope. Che ci fai con quella feccia? Vuoi scatenare la rivolta in città? Cosa sei diventata? Cosa dicevate, signor Cormac? No. Solo vecchi ricordi. Quando le nuove reclute sono prese dai rimorsi, consiglio loro di liberarsene con la polvere da sparo. Avete ragione. Questo prototipo è molto potente. Usatelo con cura, signor Cormac. Dalle informazioni che abbiamo, è in grado di distruggere le fortificazioni e ferire molti nemici in una volta sola. Si può usare anche in un altro modo. Alcune granate contengono un potente sedativo. Lanciane una contro i nemici e si addormenteranno. Mettiamo alla prova la nuova arma. Usatela su quella porta. Usate queste granate per distruggerla. Bel lavoro. Direi che siete già pronto a ritorcere quest'arma contro i criminali che l'avrebbero usata. Qui vicino c'è una fabbrica abbandonata che nasconde un veleno pericoloso. Per ora provoca solo sonnolenza, ma i fuorilegge lo stanno distillando. Una formula più potente potrebbe uccidere la metà di un po'. Sarà il mio primo bersaglio. Attenzione. Ah, tanto meglio. Mettendo qui, forse posso fermare tutto il sistema. Sì.
È impazzito. Ma sei matto? Tu, vieni subito qui. Se non me ne vado, sono spacciato. Spettacolo grandioso, capitano. Si vedeva il fumo persino dalla Morrigan. Questo scoraggerà quei criminali. New York è salva per ora. Con tutto il rispetto, colonnello, non basterà qualche esplosione per risolvere un problema come questo. Ha ragione, colonnello Monroe. Shay, giusto? Congratulazioni. Avete cacciato parecchi ratti da New York. Sono Jack Wicks e lui è William Johnson. Non so lui, ma io sono lieto di conoscervi. Il piacere è tutto mio. Qui ci si annoia terribilmente. Io dico che il nostro Shay può raccontarci le sue avventure davanti a una pinta. Ehi, il primo giro lo paga il colonnello. Dicevate, signor Cormac? Mi sento solo un po' confuso. Devo avere inalato del gas. Un po' di birra vi farà bene. Venite, siamo tutti amici qui. Ci occuperemo di voi.